è un pittore che noi confiniamo sempre in quell'area provinciale e quindi insomma lo confiniamo tra Correggio e Parma. In realtà è un pittore che ha avuto un'influenza pazzesca su tutta la pittura del tardo Cinquecento in area lombarda emiliana, ma non solo. Anticipa alcuni linguaggi che sono ad esempio quel naturalismo tipico della pittura lombarda del Seicento, per certi versi è già un artista proto-barocco perché vedremo ha un linguaggio, una narrazione in cui il movimento ha una funzione assolutamente determinante e quindi la sua influenza poi ricadrà non solo, vedremo su Caravaggio, ma anche sui Carracci che lavorano a Bologna e che quindi hanno modo di vederlo. E quindi è davvero un artista interessante e direi che vale un pensare a una prossima gita quando finalmente saremo tutti gialli e ci potremo muovere a Parma, perché effettivamente è vero, e questo purtroppo è così, è un artista che ha lavorato in un ambito abbastanza ristretto. Allora, questo è il suo autoritratto, autoritratto di un uomo di cui noi sappiamo pochissimo. Tutto quello che sappiamo, almeno fino al Settecento, pur essendo, vi ripeto, molto amato dai pittori del tardo Cinquecento e poi soprattutto del Seicento, la riscoperta biografica di Correggio, che in realtà si chiamava Allegri, ma deve il suo nome al luogo di nascita, tutto quello che sappiamo sostanzialmente viene riscoperto nel Settecento. E prima abbiamo notizie sue soltanto da parte di Vasari. Ora, il giudizio che dà Vasari di Correggio è un giudizio ottimo, tenuto conto che lui è sempre molto severo, no? Verso gli artisti che non sono di area toscana o fiorentina. È un giudizio positivo perché Vasari ci dice che è stato un grandissimo pittore che ha anticipato la maniera e portato la maniera moderna in area lombarda. Naturalmente Vasari, parlando di area lombarda, si riferisce all'area padana sostanzialmente, pur non avendo mai fatto un viaggio a Roma. Ora, la critica contemporanea è tutta unanime nel dire invece che sicuramente Correggio è stato a Roma, probabilmente intorno agli anni 18-18, 1518-19. Perché dico questo? Perché Correggio, in forma diversa, però è un artista che come Raffaello ha saputo cogliere dalle influenze degli artisti di poco precedenti o a lui contemporanei, ha saputo cogliere moltissime novità e ha saputo però rielaborare un linguaggio davvero estremamente moderno, che non sempre peraltro è piaciuto ai suoi contemporanei, perché vedremo che quando lui realizzerà la cupola del Duomo di Parma, insomma, i suoi committenti tanto quanto contenti non erano. Grazie a questi studi, a queste ricerche che sono iniziate appunto, dicevamo, nel Settecento, si sa che è nato a Correggio intorno agli anni 89, 1489. Ora, noi diremmo Correggio, cittadina, paesone, poco di più. In realtà non è così. Correggio in quegli anni è un centro culturale molto interessante. I conti di Correggio hanno dei contatti personali e culturali con Ferrara, con Mantova, con Venezia e è un piccolo feudo in mano appunto a dei personaggi molto colti che amano circondarsi delle personalità più interessanti e che certamente hanno degli scambi culturali davvero molto, molto proficui. Tant'è che si fanno costruire appunto quello che noi oggi potremmo considerare un paesone, un palazzo chiamato oggi Palazzo dei Principi, davvero degno della fama che in quegli anni li ricordava. E si fanno, tant'è che in questo Palazzo dei Principi c'è forse uno dei più bei portali marmorei del Cinquecento padano. A capo di questo piccolo feudo così significativo da un punto di vista culturale c'è una donna. E questo di nuovo è interessante. Perché? Perché vedremo che le figure femminili puntellano tutta la vita di questo pittore, nel senso che la sua più grande protettrice è appunto Veronica Gambara,
importantissima intellettuale di quegli anni, poetessa, amica del Bembo, dell'Aretino, dello stesso Ariosto. Amicissima, vedremo, di Vittorio Colonna e di Isabella d'Este, ed è interessante fare una riflessione su questo, cioè la figura femminile come figura intellettuale non nasce nei grandi centri, nasce invece nei centri di provincia. Se voi ci pensate, le grandi figure femminili, appunto come Isabella, come la Borgia, come Lucrezia Borgia, sono tutte appartenenti a delle casate che appunto non gravitano nei grandi centri culturali come Firenze, come Venezia o come Roma. Questa scrittrice viene rappresentata in uno dei pochissimi ritratti del Correggio, che infatti è noto come il ritratto di Gentildonna, perché non sappiamo se esattamente o con certezza di lei si tratti, un ritratto abbastanza tardo perché degli anni 20, sappiamo però che è stata lei a sostanzialmente curare la formazione di questo giovane pittore, che si forma sicuramente in ambito locale, ed è grazie a lei che Correggio ha modo di fare il suo primo viaggio, vedremo, fondamentale a Mantova. Questo ritratto ci dice già molto della pittura di Correggio. Innanzitutto questo magnifico sfondo naturalistico che caratterizzerà moltissime delle sue opere, che risente di quella luminosità e di quella tonalità tipica dell'ambiente veneto e veneziano. Ma ci sono altri riferimenti, per esempio la capigliatura annodata che viene rappresentata per la prima volta da Leonardo. E vedremo che Leonardo è un altro pittore che ha sicuramente ha avuto tanta influenza sulla pittura di Correggio. Ma ci dice anche che questa giovane e Gentildonna ci teneva molto ad essere riconosciuta intellettuale, ed infatti in mano ha una coppa dove si legge in greco. Tenete conto che all'epoca, insomma, chi conosceva il greco non numerosissimi i conoscitori della lingua greca. Nepenthes, viene citata una bevanda antidolorifica che viene appunto citata nell'Odissea, probabilmente in riferimento al fatto che lei è rimasta vedova di Gilberto X, conte appunto di Correggio, e si vuole fare rappresentare, insomma, in questa sorta di abito di vedovanza, vedovile. Vi dicevo, è una scrittrice, tant'è che vengono pubblicate ancora oggi le sue poesie, e stringe dei contatti epistolari molto stretti sia con Vittoria Colonna, che vi ricordo essere stata la grande protettrice di Michelangelo, ma anche e soprattutto con quel fenomeno straordinario di donna intellettuale, nonché anch'essa di donna di potere, che è stata Isabella. Tant'è che Isabella d'Este ha fatto lavorare a Mantova nel suo studiolo privato proprio Correggio. Intorno agli anni 14, 1515, 14-15, sappiamo che Correggio si sposta da Correggio a Mantova. Ora, spostarsi in quegli anni a Mantova significa andare incontro alla tradizione di Mantegna. Mantegna muore di lì a poco e si sa con certezza che Correggio ha stretto un rapporto di amicizia molto profonda con il figlio Francesco di Mantegna, tant'è che oggi la critica è abbastanza unanime nel pensare che lo stesso Correggio sia intervenuto nella cappella funeraria nella chiesa di Sant'Andrea, proprio del Mantegna. Guardare a Mantegna che cosa significa? Innanzitutto significa il Cristo. comprendere fino in fondo questa prospettiva e questi scorci unici di Mantegna, che qui rivediamo nel famosissimo Cristo morto di Brera, ma soprattutto, e questo è quello che più ci interessa, la camera picta, la camera degli sposi con il famoso oculo, perché vedremo che questa soluzione di sfondamento dell'architettura, e quindi della riproposizione di un cielo, di un qualcosa che va oltre il dato terreno, sarà ampiamente ripresa proprio da Correggio. Guardare a Mantegna significa naturalmente anche guardare all'amore che Mantegna aveva per il mondo classico. Mantegna aveva un atteggiamento un po' ruvido, abbiamo detto più volte che il suo è un riferimento eroico al mondo classico, quindi un po' rigido, se volete anche. Bene, la capacità di Correggio è stata quella di appropriarsi di questa eredità,
degli antichi, del mondo classico, così come ha fatto anche Raffaello, ma di saper modulare con una dolcezza, con un piacere anche estetico che sostanzialmente a Mantegna manca un po'. Sicuramente da Mantova, correggio, è stato a Milano e andare a Milano in quegli anni significava sostanzialmente venire in contatto con Leonardo. Lo stesso Vasari ci dice che lo sfumato leonardesco non è stato compreso e capito da nessun altro come il Correggio e Andrea del Sarto. Quindi due pittori che davvero sono entrati in perfetta sintonia con questo tipo di pittura, che poi che cosa significa sostanzialmente, andando molto per un po' alla Carlona? Significa rappresentare anche il non rappresentato, no? O il non rappresentabile, cioè l'atmosfera, il pulviscolo, l'aria sostanzialmente. Facendo però riferimento, pensando a Leonardo, a quella capacità di capire la psicologia del personaggio che si sta rappresentando attraverso il gesto. Perché il gesto spesso spiega più che non lo sguardo, no? Quindi questi movimenti che in Correggio saranno particolarmente enfatizzati, questa resa del movimento così significativa, tanto che vedremo pare sempre che nella pittura di Correggio passi dell'aria, che questi personaggi siano attraversati da un colpo di vento, da un colpo d'ala, tutto questo sicuramente gli arriva da Leonardo. E che cosa ha visto, oltre che il famoso cenacolo, eccetera, eccetera? Ha sicuramente visto quella decorazione che pochissimi di noi hanno forse visto, anche perché molto danneggiata, come tutti i freschi di Leonardo. Sapete che Leonardo, insomma, da grande sperimentatore qual era, tentava in tutti i modi di rallentare, no? Il procedimento del fresco, perché aveva continui ripensamenti, in realtà poi faceva dei pasticci pazzeschi, tant'è che il cenacolo è molto danneggiato, e così come è molto danneggiato è la Sala delle Aste nel palazzo, nel Castello Sforzesco di Milano, che però è ancora oggi godibile e soprattutto ci rimanda questa decorazione della cupola ad intrecci floreali, che vedremo sarà ripresa in una delle primissime opere di Correggio. Quindi ho messo qualche esempio di Leonardo per farvi capire come lui copra questo soffitto di questa Sala delle Aste con questi ramage esuberanti, con queste verzure che sono un topos sostanzialmente del 400. Se voi ci pensate, le ghirlande di frutta, di fiori, ricorrono molto, molto, molto spesso in tutta la pittura del 4 e dell'inizio del 500. Lo sfumato è Leonardo, che lui impara anche dalla Vergine delle Rocce. La Vergine delle Rocce, cerchiamo di ricordarcela bene, soprattutto nella sua gestualità, perché quella mano protesa verso San Giovannino e verso l'angelo è così importante che sarà riproposta più volte anche proprio dal Correggio nelle sue Madonne. Ora, dicevamo che Vasari ci dice che Correggio è stato un grandissimo pittore, sarebbe stato fenomenale, avrebbe raggiunto i vertici della pittura se fosse andata a Roma, se andando a Roma avesse visto Michelangelo e soprattutto Raffaello. In realtà, vi dicevo, la critica contemporanea è unanime nel dire che sicuramente Correggio a Roma c'è stato, perché i riferimenti sia alla Sistina, sia a quella dolcezza nella rappresentazione del femminino, che è tipica di Raffaello, quindi delle Madonna del Raffaello, ma anche il Raffaello a fresco, soprattutto nella Galleria di Psiche, alla Villa della Farnesina. Bene, questi sottintesi sono evidentissimi e quindi è impossibile che Correggio a Roma non ci sia stato, anche perché tenete conto che il viaggio a Roma era, insomma, non dico doveroso, ma molto, molto auspicabile, diciamo, per un giovane. Quindi è molto probabile che lui lì sia stato. Fatto sta idea che al di là di tutto questo, la primissima produzione di Correggio avviene su committenza privata in opere sostanzialmente di piccole dimensioni, e una delle primissime opere, questa Natività con Santa Elisabetta e San Giovannino. È un'opera ancora acerba in qualche modo, un po' aspra, quella rigidità tipica
manteniesca è ancora assolutamente evidente, c'è la novità iconografica in questa natività di porre anche l'anziana Santa Elisabetta e un San Giovannino e soprattutto questo San Giuseppe che riposa probabilmente immaginando la fuga in Egitto. Quello che colpisce, al di là appunto di questa sostanziale rigidità, è però lo sfondo, questo sfondo di luce che pone questa scena in una sorta di crepuscolo. Vedremo che il crepuscolo, il notturno, è una cifra assolutamente tipica della pittura di Correggio. Queste prime esperienze lui le compie tutte a Correggio, quindi lavora nella sua città natale. Il punto vero di svolta arriva con questa Madonna di San Francesco. Gli viene chiesto di realizzare una pala d'altare per la chiesa appunto di San Francesco a Correggio e lui realizza quest'opera che è di straordinaria modernità. In primis la Madonna non è su un trono. Non è seduta su un trono, ma su una sorta di sgabello. Il San Giovanni Battista in primo piano è un chiarissimo rimando a Leonardo da Vinci. Sul tondo è posto un Mosè ed è la prima volta che una sorta di, sapete benissimo che la Madonna in trono è anche una sacra conversazione. Bene, in genere, se voi pensate alle sacre rappresentazioni del Quattrocentesco, sono tutte tranne che conversazioni, no? Cioè i personaggi sono sostanzialmente non dialoganti, non si degnano di uno sguardo, sono muti, fermi, come bloccati dalla presenza della Vergine. Ora invece, finalmente, questa sacra conversazione si svolge. I personaggi dialogano, dialogano con i gesti, dialogano con gli sguardi. E questa è una grandissima novità. Guardate il gesto che compie la Vergine, è un riferimento evidentissimo sia a Leonardo ma anche alla Madonna della Vittoria di Mantegna. Il gesto è sostanzialmente lo stesso, però capite la differenza. Qui davvero non c'è relazione tra chi popola la scena, qui invece sì, è cambiato qualcosa, si è creata una relazione. Però lo sfondo che in Mantegna è, come dicevamo prima, pieno di verzure, di frutti e di fiori, nell'opera di Correggio è vuota, rimanda ad un altrove che non ha confine, che può essere davvero spostato verso un orizzonte infinito. E da dove può aver avuto quest'idea Correggio? Ma molto probabilmente dalla Sistina di Raffaello, che vi ricordo è a Piacenza. È stata voluta per la chiesa di Piacenza. E quindi anche qui vedete che le suggestioni si susseguono le une con le altre e lui trova davvero una sintesi di estrema modernità. Questa Madonna, questa sacra conversazione di San Francesco è un'opera estremamente moderna, con questi puttini che volano nell'aria in posizioni abbastanza stravaganti. Vedremo che anche questo è un topos di questo che ha saputo narrare le donne, ha saputo trattare e ha saputo narrare i bambini, gli angioletti in tutte le forme, in tutte le posizioni, i giovani fanciulli, ne troveremo infiniti nella sua pittura, con una dolcezza e una delicatezza che davvero è rara e che proviene molto probabilmente, anzi sicuramente, proprio dallo spirito di Raffaello. Questa opera lo lancia verso delle commissioni più significative e più importanti e lo lancia verso la città di Parma. La città di Parma è una città importante, è una città al cui interno, nel cui centro c'è una delle cattedrali romaniche più belle del nord Italia. C'è soprattutto questo fantastico battistero protogotico di Benedetto Antelami, che è veramente un capolavoro architettonico assoluto. Quindi è una città, Parma, che davvero ha al suo interno, insomma, delle opere d'arte molto 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 importanti. Ma non viene chiamato dalla città di Parma, in realtà viene chiamato, guarda caso, anche questa volta da una donna. Da chi? Da Giovanna Piacenza. Chi era questa Giovanna Piacenza? Giovanna Piacenza era una nobildonna, appunto di nobile stirpe, badessa del monastero di San Paolo, monastero di clausura benedettino,
Era una donna molto impegnata da un punto di vista culturale, era una donna che voleva rilanciare la città di Parma e più che la città di Parma, il suo stesso monastero come luogo di cultura, quindi ospitava spesso intellettuali provenienti un po' da ovunque. E questo monastero di San Paolo contiene al suo interno delle opere d'arte strepitose che pensate che fino a pochissimo tempo fa non erano visibili. Quindi una parte significativa dell'opera di Correggio era sostanzialmente velata dalla clausura di questo monastero, per cui noi non si poteva vedere una delle opere forse più sorprendenti della prima metà del Cinquecento, e cioè la Camera della Badessa. Questa Giovanna Piacenza che cosa chiede a Correggio? A un giovane Correggio, peraltro, chiede di affrescare le sue stanze private. In modo particolare, Correggio si concentrerà su quella che era una piccola sala da pranzo, dove però Giovanna appunto accoglieva i suoi ospiti. La lettura iconografica è estremamente complessa. Questo ci dice che Correggio non solo lavora per una committenza molto colta, ma lui stesso è un uomo di profonda cultura. Tant'è che ancora oggi l'iconografia non è pienamente chiara. Sicuramente la volontà di Giovanna era quella di accostare la sua figura di badessa a quella di Diana Cacciatrice. Diana Cacciatrice, cioè la castità. Però tutti i rimandi che sono presenti in quest'opera, vi ripeto, sono ancora sostanzialmente da sciogliere, le interpretazioni sono molte, ma una lettura unanime di fatto non c'è. Che cosa fa Correggio? Divide in 16 spicchi questa copertura ancora gotica. Al centro c'è lo stemma della luna, che è lo stemma sia di Diana, il riferimento iconografico sia Diana, ma anche ritorna nello stemma di Giovanna Piacenza, e in ognuno di questi spicchi, vedete, inserisce un oculo, e guardate un po' se l'oculo non rimanda all'oculo mantegnesco, con uno sfondo di cielo azzurro in cui vengono posti tanti piccoli bambini che giocano con degli animali, con i cani, con il cervo, che quindi il rimando è sostanzialmente alla caccia. Naturalmente il tutto rivestito da questo apparato vegetale di cui si diceva prima, con ghirlande di frutte e di fiori che rimandano da una parte a Mantegna, ma anche e soprattutto a quella sala delle asse di cui si diceva di Leonardo a Milano. Sotto ci sono delle lunette, anche qui a ogni spicchio corrisponde una lunetta in monocromo, in cui vengono narrati, sicuramente rifacendosi anche alla numismatica antica, le divinità e le figure mitologiche del mondo classico. Qui lo vedete meglio, è stato restaurato non da moltissimo, e in mezzo alla stanza, proprio perché era una stanza da pranzo, c'era il camino, e sul camino viene rappresentata Diana trionfante, Diana sul carro della vittoria. Ora voi vedete che questi piccoli puttini, insomma, giocano con tutti i riferimenti appunto iconografici che rimandano alla caccia, chi ha una testa di cervo, chi gioca con il cane, e sotto in corrispondenza le figure mitologiche che sostanzialmente rimandano ai quattro elementi: aria, acqua, fuoco e terra. Sotto, eccoli, sotto il corrispettivo di una suppellettile, è una cucina, è una sala da pranzo, una suppellettile che rimanda all'elemento, in questo caso all'acqua, appoggiata ad un drappo sottilissimo che segue perfettamente l'andamento dell'oggetto, tenuto dalla bocca di due arieti. Qui viene messa questa è l'aria, e Giove che si libra e che si lega per non punire, scusate, Giunone che si lega per non punire Giove. Vedete che qui c'è un piatto, e poi ancora sotto le grazie,
E qui ci sono questi magnifici, ma veramente magnifici, bambini che giocano, tra l'altro creando un dentro fuori, come se volessero nascondere qualcosa. Quindi molto probabilmente il significato iconico nascosto è voluto dallo stesso Correggio. Il fatto che non sia esplicito il messaggio è voluto da Correggio e ovviamente dalla sua committenza, perché soltanto chi aveva, come dire, le chiavi culturali per capire fino in fondo quest'opera poteva comprenderlo. La rappresentazione della schiena, del sedere, sarà un'altra chiave tipica di Correggio. Qui vedete che giocano con la testa del cervo, questi bambini ammiccanti e seduttivi quasi, che escono fuori da questi oculi, suonano e si fanno anche i dispetti, suonano il corno nelle orecchie, tant'è che uno si mette le mani sulle orecchie, per il fastidio della musica. Quindi c'è tutto come dire, un sottotesto che per noi oggi è abbastanza difficile da comprendere, ma che invece era evidentemente molto chiaro all'epoca. E poi c'è questa bellissima diana sulla cappa del camino, che purtroppo si rende poco da questa immagine, ma è veramente color dell'arte. C'è un candore cromatico che rimanda proprio alla madreperla. Lei è sul carro appunto della Vittoria e guardate come Correggio tagli la scena, per cui noi del Cavalli vediamo soltanto il sedere. Ora io vi lancio questo ricordo, cioè ricordiamocelo che Correggio ha avuto questa, insomma, abbastanza ardire, no? Di tagliare la scena in modo quasi fotografico, perché poi ci sarà un altro pittore che farà esattamente la stessa cosa e che anche lui metterà proprio in primo piano il grande sedere di un cavallo. Questo signore si chiama Caravaggio. Quindi, insomma, se voi pensate al Saul di Caravaggio, vedrete che il ponte è abbastanza immediato. Questa Camera della Badessa ha avuto un successo strepitoso. Le cronache ci dicono che Correggio diventa davvero una personalità in quel di Parma, tant'è che viene chiamato come giudice in varie appalti, gare che vengono fatte per esempio per il Palazzo della Pillotta, diventa insomma un personaggio davvero significativo, tant'è che sempre facendo riferimento all'ordine benedettino viene chiamato per la decorazione della cupola della chiesa di San Giovanni. Questa è un'opera di una modernità, di una grandiosità, come dire, stupefacente, che ci fa dire che qui Correggio anticipa quel gusto per la spettacolarità, per la teatralità che sarà proprio solo del barocco. Qui c'è un Cristo che sale nella luce, che è avvolto nella luce. Mai prima di allora si era costruita la decorazione di una cupola senza nessun elemento architettonico. Qui non c'è architettura, c'è uno sfondato meraviglioso. E l'architettura è fatta da cosa? Dalle nuvole, è un'architettura di nuvole e luci in questa forza ascensionale, per cui tutti gli apostoli sono appoggiati su queste nuvole, ma è come se non avessero peso sostanzialmente. E la figura di Cristo viene risucchiata da questa luce, è veramente di grandissima modernità. I riferimenti anche qui sono molto chiari. Lui qui, e questa appunto è la figura centrale della cupola, ha evidentemente negli occhi la visione di Ezechiele di Raffaello e potrebbe aver visto anche il Raffaello della Cappella Chigi, della Chiesa di Santa Maria del Popolo, perché vedete che già qui il personaggio è avvolto da questa luce che lo compone di fatto, lo compone e ne amplifica il movimento. Che cosa quali altri elementi sono evidentissimi in San Giovanni? Il riferimento a Michelangelo. Ora, se noi guardiamo l'anatomia di questi apostoli, è un'anatomia molto, molto, molto evidenziata.
E quindi qui è chiaro che lui guarda a Michelangelo e alla Sistina, così come vedremo che anche nella cupola del Duomo lui guarderà alla Sistina. Qui ve ne ho messi una serie, qui vedete appunto, no, il San Giovanni che si solleva e che ha la sua visione, ma guardate queste posizioni tortili, se non ricordano la, i profeti e le sibille di Michelangelo, no? Con questa espressività ingigantita dalla gestualità, che quindi amplifica ancora di più. Tenete conto che oltretutto qui corregge, fa un'operazione che è tipica poi del barocco, cioè non ha un unico punto di vista, no? La cupola può essere vista da due punti diversi. La prima visione la si ha dal coro, cioè dalla parte presbiteriale, e chi guardava in su erano i benedettini, che erano lì in preghiera. Un altro punto di vista invece è il punto di vista della, dei fedeli che stanno nella navata. Quindi lui ragiona su una doppia sostanzialmente prospettiva, perché ciò che vedono i benedettini, che vedevano i benedettini alzando la, la, il viso verso la cupola, non è la stessa cosa che invece possono vedere i fedeli che sono disposti lungo la navata. Quindi c'è una doppia prospettiva, e questo è di estrema modernità, perché significa dare un grande movimento alla scena, non focalizzarsi su un unico punto di vista, ma sdoppiarlo. In questo senso è vivace come poteva esserlo stato qualche tempo prima, non piacendo per niente, invece adesso piacendo molto un pittore come Paolo Uccello, no? Che aveva tanti punti di vista diversi, tante prospettive diverse. Qui vi ho messo qualche immagine proprio per farvi capire come ci sia un gioco continuo di rimando, che queste nuvole siano così soffici che addirittura questi angioletti ci si sprofondano dentro, eppure sono, sostengono dei corpi muscolosi e anatomicamente poderosi, però sono soffici come, come lana, come lanuggine. Ha molto successo questa, questa opera, dura abbastanza perché dal 24 in poi per almeno 3-4 anni Correggio ci lavora, ma non può lavorarci d'inverno, l'inverno in pianura padana è umido e quindi lavorare a fresco è difficile ed è meglio non farlo. E quindi che cosa succede? Che Correggio, che pure non ha bottega, perché questa è un'altra caratteristica sua, che lui realizza tutto da solo, ha qualche aiuto, ma giusto per i colori, insomma, ma sostanzialmente la sua è un'opera tutta autografa. Non so se qualcuno di voi ha avuto la possibilità qualche anno fa, ormai una dozzina di anni fa, di andare a vedere da vicino Correggio quando è stata restaurata la cupola del Duomo. Io ho avuto questo piacere, sono salita sulle impalcature, sono andata a vedermelo da vicino, l'ho toccato, e effettivamente non io, ma insomma chi è più bravo di me ha analizzato bene l'opera di Correggio e si è tutti concordi nel dire che è un'opera tutta sua, di mano sua, non ci sono aggiunte o pezzi narrativi di aiuti, ha lavorato sempre da solo. Quindi d'inverno smetteva di lavorare, e che cosa faceva? Si dedicava a una committenza privata, e in queste committenze private ha creato due capolavori assoluti. Una di queste è l'Adorazione dei Pastori, voluto da Patroneri, voleva appunto una tavola per la sua cappella gentilizia di Reggio Emilia, e gli chiede una natività. Ora, questa è una natività di sconcertante modernità. Innanzitutto, perché? Perché siamo in un, vedete lo sfondo di cui si diceva prima, in un crepuscolo, è un notturno. Ora, il notturno non appartiene alla nostra tradizione mediterranea, il notturno appartiene alle tradizioni nordiche. E quindi è molto, molto, molto probabile che Correggio abbia sentito l'odorino di un signore che vagava per Venezia in quegli anni, che si chiama Dürer. Il notturno è piaciuto da matti agli artisti successivi barocchi di area fiamminga. Pensate a Rembrandt, per esempio. Ecco, questo è uno dei primi veri notturni della, della nostra pittura.
pittura. Ed è un'opera straordinariamente moderna perché quel guardare alla gestualità dell'evento sacro che di fatto lo normalizza, cioè lui qui divide la scena sostanzialmente in due, c'è questa luce terrena, no? E poi c'è la luce divina, è una luce talmente intensa, talmente forte che non può essere retta dallo sguardo umano, tant'è che la contadina che si avvicina al corpo del piccolo Gesù si deve ritrarre con un senso quasi di fastidio, e questa luce divina invece è sopportata soltanto dallo sguardo della Vergine, uno sguardo di una dolcezza, di una davvero di una ci restituisce un senso della maternità profondissima. Solo lei può comprendere, solo lei può capire. È un'opera davvero che ha avuto un successo strepitoso, tant'è che pur essendo in realtà appunto un'adorazione dei pastori, è anche nota con il titolo della notte. Il povero Giuseppe è sempre dimenticato là in un angolo, questa luce divina, che nulla a che fare con la luce terrena che invece è sullo sfondo, illumina questo gruppo di angeli che si attorciglia su questa nuvola. Ora, questi scorci, è chiaro che lui li deriva sostanzialmente tutta Mantegna, ma questi scorci di gambe, di braccia che si intrecciano tra di loro, noi li ritroviamo di nuovo sostanzialmente citati da un pittore come Caravaggio. Pensate alle opere napoletane di Caravaggio, qui c'è l'odore di Correggio evidentemente, è anche abbastanza forte tutto sommato. La notte ha avuto un grandissimo successo, tant'è che tutti in Europa hanno fatto a gara per portarselo a casa, così come il suo pendant, cioè l'opera che sostanzialmente viene sempre accostata dalla critica alla notte, tant'è che viene chiamata il giorno, è la Madonna di San Girolamo. Come in quasi tutte le opere di Caravaggio, delle tavole di Caravaggio, lui lavora molto ancora su tavola, poco su tela, la composizione è sostanzialmente diagonale, c'è sempre una diagonale che segue tutti i personaggi. Qui c'è San Girolamo con la sua Vulgata che viene letta dall'angelo, da Gesù indicato dall'angelo, lui col suo rotolo in ebraico in mano, e di nuovo si stabilisce, qui guardate che bello lo sfondo, questo sfondo di luce che è proprio tipico della pittura veneta, che Correggio ha perfettamente capito. In più qui che cosa c'è di nuovo? C'è di nuovo un drappo rosso che copre la scena, è come se si aprisse, no? Un palcoscenico, e questo non è di nuovo un tema iconografico pienamente ripreso in tutta la pittura barocca, ma anche da Caravaggio, i famosi drappi rossi della morte della Vergine, piuttosto che si apre la scena, si assiste al teatro, che è sacro e profano, perché qui stanno a convivere la luce terrena di nuovo e la luce divina. È un momento di estrema tenerezza con la Maddalena che tocca il piedino di Gesù, una corrispondenza d'amorosi sensi di nuovo tra Gesù e la Vergine profondissima. Allora qui ritorna quello che si diceva, la capacità assoluta di Correggio di comprendere il femminino, esattamente come aveva fatto Raffaello qualche tempo prima, ma in un'atmosfera diversa. Manca quella monumentalità, quella ufficialità, quella, come potremmo dire, sì, proprio ufficialità delle scene di Raffaello, quella sua monumentalità, quel suo essere assolutamente certo che si sta dipingendo la verità. Qui c'è un sottofondo casalingo, casereccio, un po' appunto da Emiliano, da Tortellino, no? È diversa, è un'atmosfera completamente diversa. Due, vedremo, sono le
le sole figure che ci guardano. Qui c'è questa bellissima, questa Maddalena che gioca con il piedino di Gesù, che le tocca i capelli, non fare assolutamente assolutamente da casa, insomma, no? dal sapore casalingo. E due sono le immagini che ci guardano: questo bellissimo angelo che indica appunto la parola, Vasari dice è uno delle più belle teste che siano mai state composte, e in effetti guardate se non è così, con queste incarnati di Correggio che sono quasi perlacei. Si è parlato di figure di cera, io direi più che di cera, direi di porcellana, sono rimandano la luce è una cifra tipica proprio di questo pittore. E vi dicevo, le persone che gettano lo sguardo oltre il leone e l'angioletto che ci guarda con un fare così molto confidenziale. Questa è di nuovo una caratteristica di Correggio, cioè creare una corrispondenza tra la scena rappresentata e lo spettatore, tra la scena rappresentata e il mondo quotidiano di chi guarda quella scena. Prima lo dicevamo per la cupola di San Giovanni, pensare a due punti di vista diversi, quello dei Benedettini e quello del Fedele, pensare che chi guarda può ritrovarsi in quelle suppellettili banali e quotidiane che però, con cui però noi abbiamo quotidianamente a che fare, che poteva essere anche, se con un linguaggio molto più raffinato e con dei rimandi culturali più alti, anche nella Camera dell'Abadessa, quando lui racconta la ciotola, la brocca, la stoviglia di rame, piuttosto che c'è un rimando a guarda che è possibile, guarda che anche tu che sei al di fuori di questa scena ci puoi però entrare in qualche modo. Questo mondo appartiene anche a te e quindi ti deve essere chiaro e comprensibile. È proprio una corrispondenza, si crea una corrispondenza molto forte che non è dei pittori del Cinquecento, se ci pensate, perché nessuno dei grandi crea questo rapporto così stretto, no? Certo, Raffaello è capacissimo di narrarci la corrispondenza amorosa tra la Vergine e il suo bambino, ma noi ne siamo esclusi sostanzialmente, noi non possiamo che guardarli ammirati, ma da una posizione sottostante, non paritetica. Michelangelo poi di questo proprio, di chi guarda poco gliene cale sostanzialmente, no? così come Leonardo, e invece lui ha questa capacità di entrare in confidenza con noi. Il lavoro di San Giovanni, dicevamo, gli procura grandissima fama, tant'è che gli viene chiesto di decorare la cupola del Duomo. Qui è sicuro il suo intervento anche come architetto, perché la cupola del Duomo aveva bisogno di essere ripensata, quindi lui interviene sicuramente anche nella realizzazione architettonica, e questa volta però Correggio sbaglia, nel senso che forse è un po' troppo ardito, sottopone la sua committenza, insomma, ad uno sguardo verso la modernità che questa committenza non è ancora in grado di reggere. Infatti quest'opera rimane non finita e probabilmente proprio perché la committenza non è contenta, e vedremo che alla fine di questa avventura Correggio deciderà di ritirarsi da Parma e di tornare a Correggio. C'è un atto di compravendita di un terreno a Correggio, e noi sappiamo che a partire sostanzialmente dagli anni 30 lui lascia la città di Parma. Qui siamo di fronte a un vortice di nuvole, aria e luce, ancora uno sfondato ancora più profondo che non nella chiesa di San Giovanni. L'assunzione della Vergine. L'assunzione della Vergine senza la tomba della Vergine. Ora, la Vergine è qui sorretta da una quantità infinita di angeli che si protraggono verso questo, davvero sembra un vortice, no? Sembra che ci sia una sorta di risucchio verso l'alto. Questa figura è probabilmente
il Cristo, ma potrebbe anche essere Gabriele, quindi non si ha la certezza, in questo susseguirsi ad anelli di nuvole che davvero creano quasi un senso ansiogeno, no? di aspettativa verso qualcosa, che un vortice che sembra non avere fine. L'assunzione della Vergine presuppone gli apostoli, perché quando la Madonna sale al cielo ci sono gli apostoli. Dove li pone? Lui nel tamburo. Quindi lavora sulla cupola, ma anche sul tamburo, che apre anche in questo caso con degli oculi, e manca però il sepolcro della Vergine. Allora, dov'è il sepolcro della Vergine? Questa è la Vergine che sta per salire. Il sepolcro della Vergine, Correggio lo immagina sotto, tra i fedeli. La Vergine umana tra gli umani che sale e ascende verso il cielo. Quindi la sua tomba è dove siamo noi, e quindi noi siamo partecipi della sua ascensione verso il cielo. Se noi dovessimo andare a identificare tutti questi personaggi, che sono personaggi evangelici, biblici, ci perderemo. Anche qui è una lettura veramente estremamente complessa, qui c'è sicuramente Eva, ma davvero i rimandi sono moltissimi, e a non tutti, vi ripeto, quest'opera è piaciuta, perché crea questo senso appunto un po' di ansia. Questo è il tamburo che lui apre appunto con gli oculi, e sul tamburo lui pone gli apostoli senza nessun attributo, quindi noi non siamo in grado di riconoscerli perché manca l'attributo iconografico. Questo di nuovo perché Correggio vuole porre gli apostoli un po' sopra noi che siamo sotto, un po' sopra, ma non sono diversi da noi, per cui anche loro sono folla che assiste a questo spettacolo meraviglioso, a questo mistero che è l'ascensione della Vergine. E qui vi ho messo qualche gruppo di questi apostoli, lo vedete che è appena stata restaurata la cupola, quindi i colori sono vividi, sono davvero luminescenti, con questi angioletti che vengono raccontati, aggrappati in tutti i modi, nelle posizioni più strane a queste nuvole. Questo ve l'ho messo, ve l'ho citato in modo particolare perché vedremo che sarà poi ripreso in un'opera successiva di Caravaggio. E qui si accalcano, si intrecciano, si mescolano arti, gambe, piedi, teste, che davvero creano un groviglio assolutamente incomprensibile, tenuto conto che voi immaginate che cosa significa vedere un'opera del genere dalla navata, cioè da sotto, no? Non si ha evidentemente una visione particolare, per cui non si riesce a distinguere i volti, le posizioni. Si ha questa idea caotica, davvero da vortice, di qualcosa che non è pienamente comprensibile. Vedete, guardate qui, sono veramente uno morde la spalla dell'altro in posizioni assolutamente innaturali, no? Che non hanno possibilità di realtà sostanzialmente. Tant'è che quando un grande scrittore inglese che si chiama Dickens è andato a visitare Parma, ha scritto: nessun chirurgo divenuto pazzo potrebbe immaginare nel suo più folle delirio una tale confusione di braccia e di gambe, un tale coacervo di membra viste di scorcio, aggrovigliate, abbracciate, mescolate insieme. Il giudizio è tombale, cioè neanche un matto, insomma, immagina un insieme di corpi così incomprensibile sostanzialmente. Vi dicevo, è un linguaggio che anticipa quello che sarà il barocco, tant'è che appunto, diciamo, Correggio protobarocco, cioè anticipa il barocco. È troppo per una committenza come quella benedettina, è troppo per una città importante, sicuramente colta come poteva essere Parma in quegli anni, ma non così all'avanguardia. E quindi quest'opera rimane sostanzialmente un'incompiuta, una grande incompiuta, anche se è pienamente leggibile nella sua generalità, insomma, noi sappiamo farci un'idea molto chiara dell'opera di Correggio, però è lasciata sostanzialmente incompiuta. E allora che cosa fa Correggio? Non si dispiace poi troppo, probabilmente era stanco, probabilmente sentiva lui stesso che la città di Parma ormai
aveva avuto da lui tutto quello che poteva avere e quindi si ritira nella sua città natale, ma pochissimo tempo dopo arriva una commissione importante. Arriva una commissione importante da un signore altrettanto importante, un signore che si chiama Federico II Gonzaga. La tradizione vuole che Federico II Gonzaga richiami Correggio a Mantova. Prima lo aveva cercato, ricordate, Isabella, che lo fa lavorare di nuovo nel Palazzo Ducale, ma Federico II gli chiede di realizzare quattro tele sugli amori di Giove. E la volontà di Federico II è quella di donare queste quattro opere, che vanno naturalmente lette insieme, di donarle a Carlo V. Ora, non sono state donate a Carlo V, non si sa se effettivamente la volontà di Federico II fosse stata quella di donarle, di darle in dono a Carlo V, fatto sta che queste sono le ultime opere di Correggio, ma sono di una straordinaria bellezza, soprattutto quando lui ci racconta la femmina, la donna. Ora, questo è il primo, Le del Cigno. Pensate che questa è un'opera, appunto, il ciclo si intitola Gli amori di Giove, no? Quindi qui Giove, voi sapete che Giove era un grande seduttore che si trasformava in mille modi pur di sedurre una ninfa, una donna. Questa è un'opera che è stata ampiamente rifatta nel corso dell'Ottocento. Perché? Perché il figlio del Duca d'Orléans, negli anni 20 del Settecento, ha pensato bene, guardandola, di sentirsi, come dire, colpito nella sua moralità, perciò ha sferrato un pugno sul viso di Leda, rovinandolo completamente. E quindi è stato necessario un restauro, un brutto restauro, peraltro, perché la posizione del viso di Leda era sicuramente più inclinata e questo dava un moto seduttivo maggiore rispetto alla posizione che è adesso, e vedete che è stata anche ampiamente tagliata, perché le ali del cigno sono state tagliate di qui e molto probabilmente, anzi sicuramente, vedete, è stata tagliata la tela anche da questa parte. Altra amore di Giove, quello di Ganimede all'Aquila, il riferimento anche in questo caso al mondo classico, e se pensate a tutta la statuaria antica che ha raccontato questo amore di Ganimede che viene rapito dall'Aquila, ma anche in questo caso che cosa c'è? A parte questo sfondo naturalistico stupendo che ha tutto dello sfumato leonardesco, c'è di nuovo l'inserimento della quotidianità, del fatto reale, della, come dire, della realtà vera, contingente, questo cane che guarda, questa ascensione verso l'alto di Ganimede, che viene sostanzialmente ripresa esattamente da quell'angioletto di cui abbiamo detto sopra. Vedete che la posizione è identica, tant'è che la critica dice Federico II, in visita a Parma, ha sicuramente visto l'opera di Correggio e, proprio facendo riferimento a questo tipo di iconografia, abbia chiesto a Correggio stesso di rappresentare questi amori di Giove. Su questo si può discutere. Io credo che Federico II non fosse un così fine intenditore e che sicuramente non ha visto dal basso all'alto la posizione di quell'angioletto, pensando al groviglio di corpi, insomma, che caratterizza l'intera cupola, ma sicuramente qua Correggio ha usato esattamente lo stesso modello, in questa capacità di resa delle carni con questi biancori che veramente sono madreperlacei, sono di una bellezza luminescente davvero straordinaria. Poi dopo Ganimede c'è Danae, tante volte rappresentate anche da Tiziano. Siamo in un interno riccamente narrato, ma di nuovo, pensate di nuovo anche qui a Tiziano, con uno sfondato di paesaggio che ci dà il senso della clausura, no? Lei è chiusa dentro le sue stanze perché il padre teme
che un suo erede lo possa uccidere. Quindi lei è chiusa dentro questa stanza con questo drappeggio pesante che gioca tutto sulle tonalità dei verdi, e c'è questo Giove compatto, questa nuvola compatta da cui cade, la pioggia d'oro, un Cupido stupendo che aiuta, diciamo, il moto seduttivo di Giove, perché scosta questo drappo bianco. Lei è un po', come dire, un po' ferma, e in questo senso torna quella rigidità delle origini che gli deriva dalla lezione di Mantegna, in qualche modo. E poi ci sono però in compenso questi due magnifici puttini che controllano che si tratti proprio di oro, che sia pioggia d'oro. Tant'è che guardano con grande attenzione, vogliono essere certi che sia proprio così. E poi l'ultimo di questo quartetto è forse il più spettacolare, anche il più moderno di tutti, che è il Giove e io. Giove e io, qui vi ho messo un rimando archeologico con l'Ara Grimani, che è appunto un'ara che di età del primo imperiale, primo secolo dell'impero, che era a Venezia. E vedete come la posizione del corpo sia sostanzialmente citata da Correggio. Ora, voi tenete conto che il mondo antico spesso rappresentava, soprattutto nella plastica, le schiene. Era proprio anche qui un topos tipico, classico, che poi era stato sostanzialmente dimenticato. Ora però, voi che siete tutte conoscitrici di opere d'arte, trovatemi una schiena così bella. Bisogna forse aspettare Ingres, così seduttiva, così morbida, così carnale proprio, con un Giove che si presenta sotto forma di nuvola, con questa nuvola che si protrae lungo il suo corpo come uno zampone, no? Una zampa di animale, e qui tra le nuvole, tra la nuvola, appare il viso di Giove che si accosta a quello di Io. È come dire, una narrazione seduttiva strepitosa, davvero forse Tiziano, e poi tutta la pittura, non solo la pittura, ma anche la scultura barocca, ha saputo raccontare in modo così pieno. Io vi ho messo qui il particolare di questa schiena strepitosa con queste lamate di luce sui nembi del sedere, sul polpaccio, che davvero ci rimandano ad un mitore cromatico strepitoso. Vi dicevo, forse a me viene in mente Ingres, però non so se a voi viene in mente Ingres, forse il nudo di Velázquez, però veramente poco altro, così intensamente seduttivo. Guardate qui che bellezza questa testina, tra l'altro acconciata assolutamente alla moda, riversa verso un nulla, perché Giove è impalpabile, no? Non lo si intravede, vedete che si intravede una fisionomia tra le nuvole, ma lei è completamente presa da questo amplesso, tant'è che tutto quello che la circonda non ha più nessuna importanza, in una posizione tutto sommato abbastanza composta. E qui vi ho messo il primo piano, appunto, il primo piano di questa donna, tanto seduttiva, tanto ammiccante, tanto voluttuosa, eroticamente provocante, insomma, in qualche modo, esattamente come il suo concittadino parmense racconterà poi, in termini completamente diversi, ma le assonanze sono davvero parallele, per cui c'è un dialogo, con questo faccino qua, che voi tutti riconoscete, che è dell'altro grande pittore di Parma di quegli anni, e cioè del Parmigianino.